Sternatia si estende nel cuore della provincia di Lecce e si colloca nel territorio della Grecia Salentina, isola linguistica ellenofona in cui si parla il greco. L'abitato del paese si posiziona in un'ampia vallata, protetta dalle alture delle serre salentine, in particolare dalla Serra di Martignano e dalla Serra di Soleto. La tradizione economica agricolo-pastorale risalta nella verdeggiante campagna che rigogliosa cinge l'intero abitato. Protagonista è l'olivo, che si estende in vaste coltivazioni. Quest'ultime racchiuse e divise dal pietrame lineare dei muretti a secco, caratteristico elemento architettonico della civiltà contadina. La campagna sternatese è una ghirlanda di colori e profumi del Mediterraneo, un paesaggio rurale che testimonia la tenacia delle genti del sud, di uomini e donne che nel corso dei secoli hanno modellato una terra aspra per renderla ricca e feconda di frumento e olive. La storia dell'antica società agricola rivive nelle forme architettoniche delle masserie, tipici fabbricati rurali del Salento, che in passato rappresentavano dei veri e propri centri produttivi. A Sternatia merita attenzione la masseria Chicco Rizzo, centro produttivo risalente al XVIII secolo e antica stazione di posta per gli spostamenti a cavallo. Le masserie erano caratterizzate dalla loro possente struttura difensiva, a garanzia della protezione delle piccole comunità rurali che operavano al loro interno, paragonabili a veri e propri nuclei di produzione autosufficienti. Il retaggio pastorale si fa evidente nel panorama che si estende tra l'abitato di Sternatia e il comune di Soleto, nell'avvallamento chiamato Lacco del Capraro, utilizzato in passato per l'abbeveramento delle greggi. Spostandoci verso il paese, ritroviamo l'abbondanza e la presenza assidua degli spazi verdi anche all'interno dell'abitato. Infatti il territorio gode di un ampio parco cittadino, posizionato nella parte nord-est del paese e attrezzato per il tempo libero dei bambini e delle famiglie. A coniugare il paesaggio naturale con il centro abitato è la pietra leccese, ancora oggi estratta dalle cave a pochi chilometri da Sternatia. È come nel passato impiegata nell'ambito decorativo ed edilizio. La squisita pietra calcarea la ritroviamo trionfante per le strade del borgo antico, negli spazi armoniosi che dominano lo scenario urbano, in scorci caratteristici dove si fa viva la presenza autentica della cultura greco-salentina.